Qual è l'emozione di ricordare un papà così grande? Voi avete dato anche l'anno scorso il calcio d'inizio, ma lo avete dato anche stasera in maniera sicuramente, diciamo così, quasi simbolica, no? Sì, no, è bellissimo vedere tutte queste persone, tutte queste squadre che sono qui a ricordare il papà. È bellissimo, che poi qui è dove siamo cresciute noi, quindi è ancora più bello vedere tutte queste squadre, tutto il mondo che sono qui per lui. Un po' di emozione. Sì, un pochino. La rete è anche quest'anno il calcio d'inizio? Sì. Emozionate ma felici, le figlie del grande campione Paolo Rossi alla cerimonia di inaugurazione del terzo memorial intitolato al campione del mondo scomparso 4 anni fa. Davvero una grande emozione vedere così tanti ragazzi tutti insieme, giocare nel ricordo di Paolo e soprattutto portando avanti quelli che erano i suoi principi, i suoi valori, e quindi fa davvero tanto piacere. Il memorial, fortemente voluto dalla moglie Federica e organizzato dall'Accademia Paolo Rossi, porta nel Valdarno Aretino oltre 500 giovani calciatori che fanno parte dei più blasonati club italiani e internazionali, come Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Real Madrid, Porto, Slavia Praga, ma anche squadre del territorio. Alla presentazione anche un pezzo di storia del calcio italiano, mister Arrigo Sacchi. Le tre cose importanti per crescere: uno, il buon senso; la seconda, una grande volontà; terza, trovare degli allenatori che gli trovano i punti neri e li aiutano a superarli. Quindi gli allenatori sono determinanti. Quest'anno per la prima volta il Memorial si è aperto al calcio femminile, visto anche l'incarico di Federica Cappelletti alla guida della divisione di Serie A femminile professionistica. L'obiettivo è quello di crescere e quindi di crescere anche per quanto riguarda il femminile e di aggiungere comunque anche altre squadre maschili. Colonna sonora di questa cerimonia, ospitata dal Teatro di Montevarchi, la banda dell'Esercito Italiano. Il Memorial andrà avanti fino all'8 settembre con le finali e quindi le premiazioni, ed è in diffusione mondiale grazie allo streaming sul sito di FIFA Plus.